Bentornati sul canale Non Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di The Silence. Sento qualcosa. Non possiamo restare qui. Papà. Sono tornati. Film uscito oggi su Netflix con la regia di John Leonetti. Voi direte: chi cazzo è John Leonetti? John Leonetti è il regista di Annabelle, per chi è tipo fan di The Conjuring e tutta questa saga qua. Allora, ci sono delle cose interessanti da dire su questo film. Intanto che The Silence sembra un clone di A Quiet Place, che è un film che tratta più o meno gli stessi argomenti, ma questo film è tratto dal romanzo di Tim Lebon del 2015, che si chiama The Silence, appunto. Allora, uno si dovrebbe mettere lì e fare due conti, cioè nel 2015 è stato scritto un romanzo su delle creature che si muovono e attaccano sentendo un rumore soltanto, e quindi i protagonisti devono cercare in qualche maniera di non farsi sentire. Subito dopo compare un film che non è tratto da nessun romanzo e che si chiama Quiet Place e tratta la stessa storia. Ora arriva un film che invece è tratto da un romanzo antecedente al film A Quiet Place. Lascio a voi la scelta di dire chi ha copiato chi. A mio avviso questo è il film originale, tratto dalla storia originale. A Quiet Place mi sembra un pochino un plagio, o comunque un film che ha rubacchiato l'idea. La storia è questa: c'è una famiglia, anche in questa famiglia c'è una, guarda caso, una ragazza che è sorda, ma lo è diventata dopo un incidente. La famiglia ha imparato a comunicare tramite il linguaggio dei segni. A un certo punto è spiegato molto bene da dove arrivano queste creature, non ve lo dico per non spoilerare. Ci sarà una sorta di apocalisse, insomma un'invasione di queste creature, e ci sarà un bel casino. Tutte le persone dovranno rifugiarsi, insomma cercare di salvarsi, e diciamo che la prerogativa, la cosa più importante in assoluto è non fare rumore, perché queste creature si muovono in base al rumore e vengono attratte dal rumore e attaccano nel momento in cui uno fa rumore. La storia è raccontata in maniera molto lineare, fluida, da un certo punto di vista anche molto facile da seguire, molto intrigante. The Silence forse rispetto a Quiet Place è anche più semplice e più chiaro da capire, più divertente da seguire. In più devo dire che la cosa che mi ha attratto tantissimo e che mi ha fatto decidere di vederlo subito e fare subito una recensione è la partecipazione di Stanley Tucci, che comunque è un attore che io adoro, che considero bravissimo. La presenza di Stanley Tucci sicuramente dà a tutto il film un tocco di autorialità superiore e lo rende un film più intrigante. Gli attori sono tutti abbastanza bravi, la storia è raccontata abbastanza bene e io devo dire la verità, A Quiet Place non è male come film, ma The Silence è un ottimo film che ti fa anche venire voglia, alla fine, dopo l'epilogo, ti fa venire voglia di vedere il sequel, vedere cosa succederà, perché i personaggi, e soprattutto il personaggio di Stanley Tucci, è molto carismatico, è molto forte, interessante. A differenza di A Quiet Place, dove la minaccia è soltanto quella, diciamo, dei mostri che non si sa dove vengono, perché non voglio spoilerare neanche A Quiet Place, in questo caso la minaccia è anche la minaccia degli esseri umani. Gli esseri umani sono diventati pericolosi, perché durante l'apocalisse si diventa pericolosi, e questo è un tema interessante che ha iniziato George Romero tantissimi anni fa ed è continuato, ed è, diciamo, una peculiarità di The Walking Dead. Sicuramente è il tema principale di The Walking Dead, cioè il nemico non sono gli zombie, ma sono gli altri esseri umani, i nostri simili. Quindi c'è anche questa componente molto interessante in The Silence. Allora, non vi esprimo altri pareri riguardo, diciamo, alle creature, riguardo alla spiegazione di come sono nate, che comunque considero interessante per non spoilerare. C'è qualche scena abbastanza forte, ma non troppo. Stiamo sempre parlando di una cosa vietata ai minori di 14 anni, quindi niente di esagerato, però è abbastanza horror in alcune scene. È sicuramente un film apocalittico più che horror, e io adoro
il cinema apocalittico, quindi mi è piaciuto che avesse anche delle sfumature horror e anche un po' Echo Vengeance, cioè quel tipo di film dove le creature, i mostri o comunque gli animali si ribellano contro l'uomo, quindi è un filone che mi interessa, mi piace. Allora, vi consiglio assolutamente di vedere The Silence su Netflix perché è un ottimo film, interessante e divertente. E questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di The Silence, e ci vediamo al prossimo video.